Piacere, morte, grazie. Dove sei? Ti abbiamo inserito 30 ragazzi in corsi di formazione di primo livello, adesso comincerà un corso di formazione di informatica avanzata, 21 di loro sono arrivati alla fine del percorso e alcuni hanno già trovato lavoro. Io mi chiamo Mohamed Sedi, sono iracheno, da 2 anni sono qui in Italia. Facevo il mediatore interculturale anche nel mio paese, in Iraq, con esercito americano, iracheno, e faccio arabo, inglesi, e qua lo stesso cosa volendo, se è possibile di farle. Poi mi metto nell'ambito di immigrazione perché sono immigrato e mi piacerebbe dare l'effetto che ho avuto dallo Stato italiano per immigrati nuovi qua. La difficoltà maggiore nel momento in cui si lavora con l'integrazione di rifugiati è garantire una continuità. Ci spaventa adesso, per esempio, come faremo a lavorare con i richiedenti asilo dopo l'entrata in vigore del decreto sicurezza, ragazzi che avranno sempre meno accesso a servizi qualificati nell'accoglienza, che avranno molta difficoltà a vedersi riconoscere a volte uno status di protezione. Se la protezione umanitaria, che secondo tutti i nostri giudici è un elemento portante del riconoscimento del diritto d'asilo in Italia, restringere vuol dire evidentemente ridurre il numero delle persone che hanno questa possibilità. E si capisce che naturalmente noi condanniamo le persone a non formarsi, a non integrarsi e poi a collocarsi in una dimensione di irregolarità. Mi chiamo Michel Damele, in Mali avevo finito gli studi. Lavoravo a un progetto che si chiama RAVEC per limitare le frodi durante le elezioni presidenziali e adesso mi sono iscritto qua ancora in facoltà. Nel futuro riuscirò a portare qualcosa anche nel mio paese. Dire prima agli italiani significa sostanzialmente non capire che il mondo, non l'Italia, il mondo è fatto di persone che vengono da esperienze diverse, che si integrano e che integrandosi crescono. Quando si chiudono i centri di accoglienza, i CARA, le persone che vanno sulla strada delle prime sono proprio gli italiani che lavorano, noi lavoriamo nel settore dell'accoglienza, sino proprio al contrario siamo italiani, quindi il discorso è molto, molto, molto miope.